Ciao Ricci Afrodite, benvenuti o bentornate nuovamente. Se tu è la prima volta che mi stai guardando, il mio nome è Verenice e ti invito ad iscriverti a questo canale. Mi state vedendo? Ho lavato i capelli e visto che alcune di voi mi hanno chiesto un video proprio sul taglio di capelli, oggi staremo. Insomma, tagliando per dire in modo generale, ma specificamente andrò a fare una spuntatina ai capelli. Prima di iniziare vi mostro la routine che ho fatto per lavare i capelli. Allora, per districare ho districato i capelli prima perché poi volevo fare veloce in bagno, quindi con Misty Black, che cosa si chiama? Santo Black Poderoso della Nouvelle Spray Districante di Morena Natural Course. Dopodiché ho utilizzato lo shampoo e il balsamo di L'Oreal Vive Olio Straordinario Dalma, che abbiamo già fatto già la recensione nel canale. Come vedete, il balsamo è praticamente qua, sta finendo. E lo shampoo comunque l'ho consumato abbastanza perché ha proprio una textura che mi piace e mi lascia i capelli abbastanza bene. Questo qua ha solfati, infatti sono di un Lauder solfate, ha solfati, però siccome è tanto che non mi lavo i capelli veramente è passato più di una settimana. Perché io sapete che lavo i capelli una volta a settimana e poi in periodo primavera, primaverile, estivo faccio 2 volte quando faccio un cronorama capillare o voglio fare un co-wash, una cosa così. E quindi assolfato perché volevo comunque fare una pulizia più profonda dei capelli. Adesso procediamo. Quali sono gli strumenti che avremo bisogno, almeno nella mia metodologia per tagliare i capelli? Avremo bisogno di un pettine con la punta o un pettine normale che voi potete utilizzare e avremo bisogno anche di una forbice. Allora, quando dico una forbice, ragazze, deve essere una forbice che voi utilizzate proprio per tagliare i capelli, non lo so, andate al cinese, andate a un negozio di capelli e acquistate una forbice che voi lasciate proprio per questo, per tagliare i capelli. Non utilizzate forbici che avete utilizzato per tagliare la carta, forbici da cucina, forbici da tessuto, no, ogni forbice ha, diciamo, la sua finalità. Quella che tenete per il tessuto, quella della carta per la carta, in questo caso io questa dei capelli l'ho utilizzo solo per i capelli e tra l'altro l'ho acquistata a cinese, fino adesso mi trovo abbastanza bene, taglio i capelli a mio marito anche e a mio suocero con questa forbice e non ci sono problemi. Adesso quello che andrò a fare è dividere i capelli in sezioni. Ovviamente cercate di avere alla mano dei lasticini o delle mollette, insomma, giusto per aiutarvi quando state dividendo i capelli in sezioni. Allora, questa qua, oddio, ho un po' di forfora, non so se lo notate dalla videocamera e quindi più avanti starò facendo un impacco con cipolla. Impacco ovviamente pre-shampoo con cipolla per aiutarmi in questa, insomma, in questo fatto qua. È importante, guarda, anche tra le cose che avremo bisogno, procuratevi una spazzola, la spazzola che utilizzate o il pettine che utilizzate per districare i capelli, perché per questa operazione abbiamo bisogno di capelli ben districati, mi raccomando. Adesso questa sezione sarà divisa in altre sezioni, almeno due, almeno altre 2 sezioni, minimo, perché è troppo grande questa sezione qua. E andremo a fare una treccia. In questo caso vi dico che è semplicemente una spuntatina perché è proprio per fare un taglio più, insomma, professionale o hai la tecnica oppure vai da un parrucchiere che sappia tagliare
insomma, trattare i capelli ricci, i capelli afro, perché non è una cosa, insomma, non è una cosa che sanno fare tutti. Quindi l'ultima volta che ho tagliato i capelli, ragazzi, dicendo, non mi ricordo, perché veramente credo che da quando ho fatto il big chop, da quando ho fatto il grande taglio, io non li taglio i capelli. Veramente è tanto tanto il tempo, e adesso mi sono decisa comunque a fare una spuntatina. Non ho controllato la luna, non so come la luna, se è crescente, se è calante. Cioè, io non mi guido di queste cose per quando devo fare la spuntatina. Io cerco comunque di seguire, controllare, di vedere, di ascoltare i miei capelli, per dire, di qualche modo. Ascolto, vedo un po', li guardo, vedo un po', li ascolto, perché? Perché quando districhi i capelli, tu noti quando, in base ai suoni, quando loro hanno bisogno di una spuntatina. In questo caso mi raccomando alle ragazze di tipologia 4B, 4C, perché comunque voi non potete basarvi negli stessi standard che si basano, che ne so, ragazze di tipologia 3C, tipologia 4A, tipologia 3B, perché magari noi vediamo le punte un pochettino così aperte, un pochettino che non si fanno bene nelle punte, i ricci, e questo è una delle caratteristiche vostre del 4C, 4B, è proprio il tipo di capello così. Quindi voi dovete comunque ogni tanto, sì, una spuntatina, però non fissarvi proprio sul fatto di come sono le punte, perché proprio la caratteristica di quel capello, io dico sempre, il capello 4B, 4C è la regina, il re, il capello re del volume. Cioè, volume come 4C non lo vedrai. Cioè, come si fa alle ragazze del 4C, del 4B, un volume così è difficile di trovare in altre tipologie di capelli, perciò. E questo è grazie anche a quelle caratteristiche basiche che vi stavo parlando fino adesso, poi con le punte così, quel tipo di capello, insomma, che non ha una definizione specifica, che ha più frizz, è proprio grazie a questo. Ok, io lascio più o meno le punte, vedete? Così, ok? La stessa cosa andremo a fare con il resto dei capelli. Ok, allora abbiamo fatto tutte le trecce, da questo lato abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e da questo altro lato credo che qualcuno in più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 6 e 6. La cosa importante di questa tecnica che io utilizzo è essere organizzati e non perdere la concentrazione, perché comunque potresti diciamo, aver già tagliato le punte di una treccia, puoi dire, ah, non l'ho tagliata, e ritagliarla ancora di nuovo. Quindi io adesso vado a raccogliere questo lato qua, ok? Andrò a fare per lati e adesso inizio da questa prima treccia e questa qua vado a metterla su. Perfetto. Quindi, che vado a fare? Ecco qua la prima treccia. Vado a pettinare bene questa punta e vedete, io noto che questa qua è proprio tutta da tagliare, quindi io qua sarebbero più o meno due dita, quindi tenete conto, due dita, e per ogni treccia tagliate due dita, ed ecco qua la insomma, la punta già con un aspetto diverso. Adesso andiamo a tirare fuori un'altra. Facciamo la stessa procedura, più o meno due dita tagliamo. È molto semplice questa tecnica, perché vedete, andate treccia per treccia e sempre più o meno due dita.
Adesso raccogliamo questo lato che abbiamo già finito. Guardate, più o meno tutte le punte sono totalmente diverse a, insomma, a come erano prima. Vedete? Tutte le punte sono molto diverse a come erano prima. Ok, guardate questi, pure le punte sono già una cosa diversa, vedete? Ok, e allora quello che farò è poi procedere con tutta la, insomma, la routine dopo shampoo e balsamo, e poi vi mostrerò alla fine il risultato finale. Allora, questo è il risultato finale dopo aver tagliato le punte. Come potete vedere, ecco qua, si vede la differenza. Non ho fatto uno styling preciso, tipo di stravolgere quella che è la mia tipologia di capelli naturali, anzi ho proprio fatto, ho messo un living che in questo caso è questo qua, e che potrete vedere nel il test di questo living qua lo potrete vedere nel prossimo la prossima domenica, e quindi è un living che non va a darti definizione. Perciò ecco qua il risultato finale, ragazze, sono contentissima perché è stato molto più facile allora di applicare i prodotti. Noto i capelli più sani, soprattutto nelle punte. Era già tanto che avevo bisogno di dare un taglio, non mi convincevo perché non sono una pro taglio così, però ogni tanto veramente i capelli hanno bisogno. Perciò eccoci qua con i capelli tagliati, spero che questo video vi sia di aiuto, vi sia di, insomma, di indirizzo, almeno per fare la spuntatina. Io come sempre questo lato qua è più voluminoso, ho maggior quantità di capelli in questo lato che in questo, però comunque, ragazzi, io li voglio bene così, loro sono liberi, fanno quello che vogliono. Sono super 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 contenta di questo, quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacino, ciao!